Buonasera, bentrovati, calcio chiaro, edizione del lunedì, mentre racconteremo le vittorie del Padova e del Cittadella, davvero due imprese importanti. Padova vince 3-0 con il Cittadella, una partita davvero incredibile, scusatemi con il matto, e Cittadella che vince a Salerno, un'altra partita molto delicata, ne parleremo questa sera. Voi da casa potete mandare messaggi, potete intervenire telefonicamente, insomma, come dico, potete passare una bella serata assieme ad Antonio Ammazzagatti. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti. Tutto bene Antonio? Tutto bene, bella anche questa nuova... Non è che è il modo della squadra di livello. Saluto Renato Zanarello, Presidente del Padova. Buonasera Presidente. Buonasera a voi, grazie per l'invito. È sempre una gioia essere qui con voi. Grazie di averlo con noi, grazie anche a Fulvio Mini, ciao Fulvietto. Buonasera. Fulvietto, sempre con gli occhiali a ragione, capirai con gli occhiali di non direi più. Non hai finito di rompere. Cominciamo bene, tu non hai rispetto per il conduttore, non ce l'hai nemmeno per il teo. Detto questo, andiamo a presentare dalla parte opposta di nostro lato, saluto anche Eleonora Eva Bonetto. Buonasera Giorgio. Tutto a posto di Eleonora? Sì, grazie. Bene, allora andiamo a salutare anche a presentare gli altri ospiti, saluto presento Vincenzo Italiano, grazie secondo me Vincenzo. Buonasera a tutti. Stefano Eder, che avrà già fatto impazzire sulle tattiche, sulle tecniche, saluto ovviamente Stefano Eder, ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ivano Ricci. Con le sue chicche, le chicche questa sera di lavoro. Certo, ormai è diventata tradizione. Ho una chicca poi da non perdere. Sì, volendo la chicca più sera. Saluto Giorgio Moretti, presidente della ICB, che adesso verranno presentati, eccolo qui, ciao Giorgio. Ciao. Facciamo subito velocemente Giorgio, vediamo subito far vedere il numero di telefono per poter prenotare la trasferta dei tifosi di Agostudati a Rosetto sabato. Vuoi dire già due parole subito? Sì, posso solo dire che partiamo dalla storica sede della ICB, in via Carducci ovviamente, alle 7 della mattina, perché la strada è un po' lunga, poi non ci fermiamo per strada anche perché... In lunga e poi spieghiamo tutto. Eccoli là, sì. Daremo ovviamente ulteriori informazioni. Va bene, 348-6036-492 oppure 339-624-1052. Adesso presentiamo bene l'Eleonora. Buonasera Eleonora. Buonasera Giorgio, buonasera a voi ospiti in studio e a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa. A cui ricordo di inviare i vostri sms al 392-666-0099 oppure telefonate in redazione allo 049-848-1998. Se preferite invece potete scriverci all'indirizzo email calcioinchiaro@telechiaro.it. Mando un bacio particolare alla mia amica Federica che ha compiuto ieri gli anni e la saluto e le auguro una buona serata. Sì, dovrebbe essere una festa sorpresa, però penso che ormai... Saluto il Carmelo Colazzi, la redazione, tutti i tecnici, ovviamente il regista Simone Lotto. Cominciamo a mettere l'acqua. Tutto bello, Vincenzo? Essere arrivato qui a Palermo, essere andato a Torino? No, dai, tutto bello per il momento, sta girando tutto bene. Mi sono anche sbloccato, finalmente sono riuscito a far gol. Quindi... speriamo di continuare così, la strada percorsa è quella giusta, adesso bisogna solo continuare. Pensavi arrivando a Padova di trovare questo ambiente, di trovare tanto affetto nei tuoi confronti, al di là che bisogna meritare, soprattutto se hai meritato, di trovare tutto quello che hai trovato insomma? No, nella verità no, non mi era mai successo di sentire i tifosi dedicarmi un coro, è importante, sono contento, mi gratifica. Li ringrazio, ringraziati sui giornali, ringrazio pubblicamente qui la vostra televisione, è una cosa che mi rende orgogliosissimo e sono contento di questo, vuol dire che sto facendo bene, vuol dire che sono contenti delle mie prestazioni, però non bisogna fermarsi, io personalmente ho tanta voglia ancora di dimostrare e di continuare a migliorare. Sì, io e anche i miei compagni. Io ho tante domande a fare, Giorgio, perché sei già lì pronto per fare una domanda. Dunque, io già ho detto, però potete fare tutti, non è che dobbiamo per forza stare lì a aspettare. Però di intervenire, lo so, è la questione della bici italiana, ma lui ci sei già, sai che sei tradizione con noi, vero? Mai come oggi il mio slogan è più appropriato. Qual è il tuo slogan? Alla fine, perché si capisce che Padova io godo, quando uno gode
parole. Io sto godendo, poi avere Vincenzo che è l'illuminazione del calcio mi fa impazzire. Quindi che gli chiedo? No, mi fa divertire, questo Padova mi fa divertire, non solo a me ovviamente, penso a tutti quanti. Ieri è stata una partita che dall'inizio alla fine, io non mi ricordo, penso è da tantissimo tempo che non mi ricordo standing ovation, cori, i tifosi sono stati grandissimi, la curva ha applaudito quando è uscito Italiano, quando è uscito Rabito, quando è uscito Di Nardo, ha applaudito quelli che entravano, la gente si è messa in piedi, applaudiva, ma che, questo è goduria, goduria vera. No, allora, tipo di vino, al di là di tutto, cosa vuol dire ciò che fai? Niente, di ieri in occasione del partito, a me sembra di sognare, perché per secondo me mi sento, dicevo quello perché mi pare possibile, quando l'Italiano ha lanciato un affrontato continuo, non è più distinto a fare, ma cosa ti devo da questo istante? Perché non hai visto la chiave che porterà con gli animali, lui l'ha visto, ha tirato e ha segnato. È stata la roba, guarda, che come dicevi te, da anni ormai noi non ci si diverte più, non siamo entusiasti come in questo momento. Credo non ci siano parole, ma non solo per l'Italiano, che ovviamente magari è una punta di diamante, però per tutta la squadra, per chi è dentro, per chi è fuori, per chi ha costruito questa squadra. Speriamo che le cose continuino in questo senso, ma quello che ci soddisfa e ci, secondo me, ci gratifica, mi gratifica la squadra, che non è che abbiamo visto una partita ieri o l'altro ieri fatta bene, giocata bene, è dall'inizio del campionato che la squadra gioca bene, ma anche quando si perde o non si vince, la squadra fa il gioco. Gioco per il calore, sono passati 10 minuti di misura, quanti messaggi sono arrivati da noi? Perché poi magari dici, mi contesta ogni volta, però vuole che magari se uno riesce ad accorcarli, perché noi dici sempre sono pochi, sono così, non diciamo, quanti ne sono arrivati finora? Sono già più di 50. Ecco, tu dici, ma sono stati 10 minuti, non li abbiamo parlati tutti, ma sono stati... Ma mi dispiace che non riusciamo a leggerli tutti, non è che ti contesto che arrivano, perché non è felice, sono convinto, faccio parte della tradizione. È che mi dispiace non poterli leggere tutti, poi oggi sicuramente avremo, credo, supereremo il record. Sono convinto che supereremo i 600. Sì, sono convinto che stasera supereremo il record. Il record del lunedì sono 650, stasera lo superiamo. Stasera lo superiamo. Noi abbiamo 4 ore, invece la lunedì 2 ore, comunque se superiamo il 650 vuol dire che stasera lo superiamo. Detto tu questo, sta parlando di cosa, hai già spiegato da Vincenzo, ti ho visto prima di la televisione di spiegare la tattica. La tattica, io non spiego la tattica. La tattica, cioè è già grande, vediamo la cina. Non c'è niente da dire, per lui parlano solo i fatti, quindi non sono inchinarsi tanto. Ma lei italiano è di ieri, ma è soprattutto il coro, perché sentivamo la piani su Albertini, quindi risentirlo a distanza di tanti anni secondo me è gratificante per lui. E soprattutto fargli tornare un'atmosfera magica che era quella di quegli anni importanti. Ricordiamoci che Albertini giocò la prima partita in una Piani dove c'erano contestazioni, si giocava contro l'Ascoli mi pare, e illuminò la scena convincendo il pubblico che era quella domenica che contestava, veramente da applaudire la scena aperta. Quello 19 anni l'ho spiegato, spero che l'ho spiegato la settimana scorsa. Tu non aspettavi una partenza così da Padova? No, sinceramente no, sono piacevolmente sorpreso. Io non ero allo stadio per motivi personali, però per la mia persona chiara, perché c'è anche il bloccato che uno che fa di solito il 3-4 ore all'anno li fai, no? Perciò credo che se lei fatti in Serie A ne puoi fare 5 o 6 lì. No, qualche anno sono riuscito a farne 6. Bene. Massimo 6. Ma al di là di quello volevo chiedere questo io a Vincenzo. Se almeno le partite viste fino ad ora, quelle che ho visto io, ho visto che quando sei la squadra avversaria ti marca, diciamo, l'uomo, tutta la squadra era un po' in difficoltà e chiaramente anche tu devi essere marcato tutta la partita uomo, sia nello spazio.
Non trovi che forse è il caso di trovare un'alternativa a questo gioco del padre che è impostato giustamente su di te e rischia i risultati? Va benissimo, però in una situazione magari tipo, che ne so, mi viene in mente quando abbiamo giocato contro il Gallipoli, che Ginestra ti seguiva, non so, ti ha seguito anche in Maio forse. Forse trovare un'alternativa a questo nostro gioco. Ma lì stiamo provando con me, che in pratica porto in giro per il campo il marcatore e faccio liberare sia, come ieri, Gildai o Bobo a far gioco. Ovvio che giocando lì davanti alla difesa vengono meno le mie qualità se mi sposto da una parte dall'altra, però alle volte impostare Gildai, con tutto il rispetto che posso avere per lui, che ha altre caratteristiche dalle tue, andiamo tengono più in difficoltà, in fase di rottura, in fase di contenimento, sì, a livello fisico. Però, come è successo con Gallipoli, mi sono un po' spostato in avanti, sono riuscito a cacciare due volte in porta. Ovvio che è difficile quando ti manca tutta la partita per 90 minuti, non si spostano di un metro, è dura anche per i compagni darti la palla, perché non sono sicuri, posso anche sbagliare, posso farmela rubare, ovvio che si devono cercare alternative importanti, e noi stiamo cercando di muovere lì le tre pedine del centrocampo, però ovvio, ci sono anche gli avversari che a volte non ti permettono di... Cioè, forse giocare con... adesso si fa tanto per parlare, per discutere, forse giocare con due registi, magari inserire in certe situazioni uno come Patrasco, che bene o male riesce a far girare bene la palla e a far girare bene la squadra, forse sarebbe più opportuno magari sacrificare un altro giocatore, inserire lui per dar modo a te che sei marcato, dar modo appunto a Patrasco di poter sviluppare il gioco. E abbiamo fatto a Torino con ottimi risultati, abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo riproposto a Crotone, ma a Crotone credo sia stata una partita un po' così disgraziata, anche perché adesso non deve essere un arbitro, però c'era un terreno di gioco che era al limite del praticabile. Da qua si vedeva. Ovvio che comunque Gildai e Bobo, pur non avendo nelle loro doti principali la qualità, ovvio che si stanno adattando molto bene, riescono anche loro a proporsi, a cercare di far gioco. Direi che ieri è stata veramente una partita molto importante, siamo riusciti a rivincerla e credo che tutti e 11, più quelli che sono entrati, abbiamo dato veramente l'anima, siamo riusciti a portare a termine una grande partita. Non ci siamo preparati, non ci siamo preparati. Antonio Mazzagatti, dove è nato Vincenzo Italiano? Vincenzo Italiano è nato a Calcio. Ma guarda, mi riesco a raccontare un po' di storia di Vincenzo Italiano. No, io sai che di calcio non sono un grande... No, ti dovrei quando è nato, dove è nato. Guarda, mi prendi veramente in contropesso. Io so che è nato a Calcio perché ce lo siamo detti prima. Sì, beh, questo lo posso dire. È in Germania, credo che sia nel Baden-Württemberg, vorrei che è una stupidaggine. È una bellissima città, tra l'altro mi pare nata nel 700, comunque come architettura molto variosa, con grandi parchi, spazi verdi, e mi fermo. Dopo sulla carriera calcistica di Vincenzo Italiano sicuramente ci sono persone più competenti qui. Non voglio... Vabbè, cominciamo. Posso dire però una cosa su ogni giorno? Volevo lanciare la scaletta del TG per vedere le immagini, poi dimmi la polizia. No, volevo solo rimarcare una cosa. Per la prima volta ieri, dopo 40 minuti, sono rimasto senza voce. Da quando faccio le altre cronache, ho visto due volte... Ah, dice un messaggio russo. Sì. Ah, in ungherese, sì. Non lo sono perso. Diciamo quattro lingue, ungherese, tedesco, francese, russo. Volevo dire che per la prima volta io al 40° ieri, nel primo tempo, ero senza voce, perché ho visto due gol talmente belli nello spazio di 5 minuti. Francamente l'ho perso tutto, dopo la doppia di avvito ho esaurito le mie cose locali, poi nell'intervallo per fortuna sono riuscito un po' a recuperare. Ma per la prima volta da quando faccio le radio proprie, dopo un tempo io già avevo la voce che era... Ecco, se vuole dire che la moto non parcheggia la vita del Moneste, al ritorno vanno a passare l'uomo e ci intossicano. Quindi questo bisogna ripetere, grazie. Ovviamente noi siamo chiamati ad un televisore di servizio, dunque ovviamente quello che voi mandate è la società aereo.
il palo sta andando bene, ma un ospite del Porto Sumale per l'Unica Civica, inviteremo anche quello del Porto Sumale, alla Lombardia, che bello avere il Cittadella Palla a giocare un calcio spumeggiato spettacolare, va bene, speriamo continuo, voglio vedere il professor Russo se arriva a livello di sì. Al ginnasio basta lamentarsi degli arbitri, perché ovviamente ieri il presidente Mario si è lamentato, arriva il professor Russo, ma hai visto tanto fair play parlando di calcio, che l'entusiasmo sia sempre con il padre, questo va benissimo, e se ti fosse veramente saluti al presidente Zarrobello, anche questo l'ha mandato, l'italiano sindaco, l'italiano mare sono arrivati in assoluto, il centro ci arriva, abbiamo l'attore Mazzarati che ci traduce, se arriva per ultimo, adesso ricomincia, bene, allora vediamo, vai! Io sono Antonio, Tecno, non ho new match board, preme il hold. Io del Danish Eagles, poi a Padova. Buonasera Antonio, ieri è stata una partita molto buona, speriamo che anche in futuro vada avanti così. Della partita del Paolo di ieri. Allora, eccola qui, adesso possiamo commentarla, appunto della partita di ieri, questo iniziamo proprio dal primo gol di Vincenzo. Per iniziare a vedere poi vedremo la Moviola, questo gol l'hai visto, naturalmente tante le giocare ad annullare, ieri Longhi nella preso molto, non era da annullare, non il tuo, quello di è andata sul palo, poi è entrata, soddisfazione grandissima, ovvio che è servito anche a sbloccare una partita che stava per concludersi il primo tempo anche questa sullo 0-0 ed è stato importante poi con l'arbitro che è riuscito anche lui a mettere la palla sotto l'incrocio e poi partite che si chiudono 2-0 nel primo tempo credo che vadano solo gestite, noi l'abbiamo fatto con ordine senza rischiare più di tanto e poi è arrivato il terzo gol di 10 anni. Ma avete avuto paura quando siete entrati in campo del Santoni in tribuna? No. Com'è visto il Marco? C'era il Santone? Ma il Marco credo che tra Caridi, Nassi, Cavalli credo che disponga di 3 giocatori in avanti di ottimo livello, 3 giocatori importanti per la categoria, proprio che ieri noi l'abbiamo limitati in maniera molto, molto importante, non, praticamente non sono mai stati pericolosi, sì, sul 2-0 hanno creato qualcosina, ma non pericolosissimi, ho visto molto la linea della vittoria contro il Grosseto, stavano un po' meglio di noi. Che il nostro prossimo avversario. Il nostro prossimo avversario che ha vinto a Sassuolo, squadra forte anche il Grosseto, però ha cercato di vincere il gol, ha fatto gol, perché ha avuto il coraggio, cioè lui non è nuovo a questi giocati, ci aveva già provato con l'Euro, l'ha preso una gara, ancora là. Perché dalla distanza, cioè io ho provato 30 metri buoni, 30-35 metri, non è che ne hai fatti tantissimi di gol da così lontano, di solito tu sei uno che è vicino al limite dell'area e poi tiri dal limite dell'area. Ne ho fatti pochi da dentro l'area, quello forse sì. Uno o due, tanti da fuori area, ma da lì mi sa che questa è la distanza più lunga.
Io volevo essere dei grandi italiani. Facciamo adesso, sono arrivati dei messaggi, chiedono adesso di fare dei gol, perché non siamo arrivati una domenica, siamo arrivati perché c'era un avvenimento in piazza San Marco Venezia, la pastorale, obbligatoriamente noi dovevamo fare la diretta, la domenica prossima ci saremo, faremo ovviamente diretta col governo adesso, come sempre, come tutte le domeniche, è stato un caso che non ci fossimo praticamente ieri. Poi c'è un messaggio che è arrivato che mi dice, Borilla, in pochi argomenti, tra poco lo vedremo, penso, l'unico mago è il settore è Carlo Sabatini, però forse ne arrivano davvero tanti, spero che vanno vicini, tu li stia contando i messaggi che arrivano, così poi ti fai un'idea, ci sono tanti, pochi, tanto per verificare, cerchiamo di cancellarli più tempo più volte, ti faccio intervenire che adesso sta arrivando, che mi diceva, Borilla, Frosinone in vantaggio con il Crotone, Frosinone di Santo Rugo. Non ci siete ancora, io la mia potenza di numeri, se me la fai andare, eccolo qui, bello vedere Borilla con pochi argomenti, discussione, grande Vincenzo, non abbiamo notizie di ragionamenti, di parlare, solo dei messaggi, quando ci esaltiamo noi, da casa ci dicono un'altra cosa, quando critichiamo ci dite non criticare, è anche difficile trovare a contentarvi tutti. Ma comunque noi stiamo volando basso, stiamo volando alto e ci rimandiamo, perché abbiamo volato basso per 11 anni, ma adesso permetteteci di volare alto. Il famoso uccello paduro. Io ho visto quel messaggio, mi ricollego al messaggio di prima, ieri è stata una partita molto bella dal punto di vista tecnico, ho assistito con mia moglie, i miei figli, e questo proprio perché le famiglie devono andare allo stadio, io cerco di dare l'esempio, diciamo, ecco, di sperare che le famiglie tornino allo stadio, la pista, la palestra, eccetera. E proprio con oltre al discorso, diciamo, della spettacolarità tecnica, c'è stato veramente quel fair play di cui quello telespettatore ha scritto lì. Fair play, quindi non c'è stata violenza né fisica né verbale, bestemmie, eccetera, quindi una gara ideale. È lo spirito ideale cui vorremmo sempre. Il Mantovani è un politico, professore, però mi consenta, proprio in maniera chiara, ma perché allo stadio bisogna sempre pensare che ci debba essere violenza? Cioè, e questo è il punto fondamentale. Mi auguro di non dover mai più scrivere di episodi di violenza. Infatti noi combattiamo proprio per questo, che anche a Padova possa cambiare, a parte che a Padova non è mai successo niente dentro lo stadio, quindi voglio dire che sgomberiamo anche il campo da questa ipotesi generale. Però detto questo, dentro lo stadio, cioè, pensiamo che finalmente si possa veramente vivere una stagione grazie a loro in maniera un po' più serena e disincantata, e soprattutto con la speranza anche che ci possano regalare qualcosa di importante. Io dico solo una cosa, in questo momento dovremmo essere tutti orgogliosi, perché il calcio padovano ha una squadra seconda classifica, ma la pubblicità è usata, allora chi sono? Davide Zitri, New Credite, abbraccio il crano, come se mi fosse strato posto di crano in pausa. Ovviamente ringraziamo tutti coloro che mandano i messaggi e poi passeremo alle telefonate, perché sono arrivate anche le telefonate di Elisabetta. Allora andiamo con noi, andiamo, ho interrotto qualcuno mentre stava parlando, perché stavo interrotto. No, ho fatto di male, sì, ti ho interrotto, così potevi chiamare giusto la pubblicità. Perché non ricordi più che stanno parlando? Stavo dicendo dei messaggi che... No, dicevo qualcuno, è venuto fuori pubblicità. Ah, ok. Guarda quanto sei, anche tu è uno che... No, cioè, il titolo della settimana scorsa è un titolo fatto da me, e quindi questo deve essere chiaro. Punto fine. Non è che possiamo andare avanti per una settimana a menarla con questa storia del titolo, perché il titolo di vicenda. In pubblicità stavo raccontando che oggi un giornale sportivo, uno dei tre quotidiani sportivi che vanno per la maggiore, è uscito con un titolo che ho scritto "Vergognatevi nei confronti del Torino". Il Torino è il quarto in classifica, è vero, ha perso contro il Modena, era la seconda sconfitta in casa, quella con il Padova.
certo che sono titoli forti, c'è la partita che non vince, la partita che non vince, ci sarà la Francia, è una squadra pesante come titolo, la nostra è un titolo sicuramente, sicuramente. La squadra doveva andare, dice, sempre, perché non hai scelto, Paolo, hai scelto Paolo, il tuo procuratore che sarà ospite qui e che è anche un amico. No, sono stati bravi De Franceschi sotto via. Sì, cosa hanno fatto per convincere? Ciò puoi dire dietro la guida, se non è che... No, non mi chiedo soldi, adesso tanto voglio sapere, ma cosa hanno fatto? No, dai, hanno portato me, hanno usato delle parole che per uno che tra un po' compie 32 anni mi hanno proprio colpito, perché dicendomi che potevo diventare uno dei più importanti della squadra, che tanti giovani come potevano crescere, ovvio, non avendo mai sentito queste parole prima d'ora mi hanno un po' scosso. Ti ha detto a tempo morire che no, stato, no? No, e sono comodo, dico sempre così. No, e poi dico per ridere perché siamo lo più c'è rotto, c'è uno per strada, il nostro è significativo che io, dopo aver festeggiato, aver lanciato il pallone ai suoi figli, verso l'indirizzo dei suoi figli in tribuna, è andato ad abbracciare Ivone, e questo secondo me è un grande segno, questo dimostra che Vincenzo è anche un grande uomo, perché evidentemente anche nei momenti in cui ti sblocchi riconosci anche il merito di chi ha creduto in te. Aspettava anche lui questo mio gol, ci siamo sbloccati là insieme. È importante perché insomma dimostra anche che ci sono dei valori di fondo, poi l'amicizia conta e tutto quello. Ma come titolo questo ti piace il titolo? Ti piace Giorgio Ferretti? Come esageriamo? La verità, gente che scrive volate basso, ma quando vuoi volare basso cosa? Che abbiamo volato alta e una telecamera a una. Scusa. Abbiamo volato basso per anni, adesso lasciatici volare alto. Magari troveremo un po' più basso più avanti, non lo so, si vedrà. Andiamo avanti con l'entusiasmo. L'entusiasmo che c'era domenica, una cosa meravigliosa. Dopo l'intervista dopo partita abbiamo sentito Sabatini, Ciali, abbiamo sentito anche Michele Serena e Rapito e il Presidente. Sentiamo cosa hanno detto. Dei tratti, in partita abbiamo fatto il 4-4-2 quando ritenevo che si soffriva un po' sulle fasce. Penso che le cose del sotto questo aspetto stiano migliorando, ma di sicuro siamo attenti, non ci vogliamo sempre migliorare su tutti gli aspetti. E adesso è inutile dire la salvezza metà classifica. Io dico che dovremmo vedere i ragazzi domenica dopo domenica. Se parlano così in campo, penso che non ci dobbiamo porre troppi limiti. Quindi domenica dopo domenica, ragazzi, mi devono dire in campo cosa vogliono fare davanti. Con le classifiche non mi aspettavo, però comunque noi dobbiamo continuare così, senza pensare alla classifica, senza pensare a tutto questo entusiasmo. Comunque è normale che ci fa piacere, siamo contentissimi, però noi dobbiamo pensare a noi stessi. La giornata bella, il pubblico che non è andato in campagna è venuto qua, quindi vuol dire che c'è sempre più attaccamento, e i ragazzi che hanno giocato veramente alla grande, perché non ce n'è stato uno oggi. Sì, chiaramente non tutti sono italiani, non tutti sono Rapito oppure non so di Narva, ma siamo stati noi, per noi non siamo niente qui. Quello che conta è che l'uomo che ha fatto bene oggi è stata la squadra. Fortunatamente la palla mi è partita talmente bene che è arrivata sul 7 e potevano non fare niente. Ce la dedica il gol? Alla mamma. Come mai la mamma? Perché la mamma è la mia prima tifosa, semplicemente perché è mia mamma. Penso che comunque sia importante che la gente ci stia vicino e che tutto l'ambiente sia compatto, perché i grandi risultati vengono quando c'è coesione da parte di tutto l'ambiente in generale. Sono qua a commentare una sconfitta pesante di 3-0, dove penso che il Marco ha, come non mai oggi, abbia creato e costruito delle palle gol. Loro sono stati molto bravi a concretizzare quello che si sono creati e noi sicuramente meno. Paolo, come hai visto? È un'ottima squadra, non so. Oggi potrei anche fare meno di dimostrarlo, lo sapevo già, ho visto diverse partite del Padova, però io penso che ci sia il giusto mix in questo momento a Padova, squadra, tifosi, entusiasmo, ambiente, tutto. Credo che Michele Serena abbia dato Venezia con la sua bellissimo. Infatti, Padova batte Venezia 3-0.
Quando? Ieri. Perché c'era anche Poggi, non c'è anche Poggi, c'è un pezzo di Venezia nel manto. E poi è passato prima un messaggio sullo speaker dello stadio, Ivano Ricci, dove diceva cosa aveva ieri lo speaker, se non lo ricordo. Io lo so, allora, siccome conosco Andrea Scani, che è lo speaker dello stadio, che è una bravissima persona, un serissimo professionista, ieri purtroppo, poi non so se la gente poteva accorgersi, ma in tribuna d'onore c'era il Santone che ha tentato di mandare degli influssi. Ascani ha ricevuto questi influssi, probabilmente in quel momento lì con questi influssi ha avuto un attimo di panico, ma è stato un serio professionista per anni e anni e anni, anni, e quindi anche un piccolo errore detto così ci sta. E poi li ha tirati tutti su di sé, li ha tirati, no, insomma, devi stare molto attento alla chicca di questa sera. Ah, boh, io non sapevo nulla e quindi rimango in la chicca di questa sera. Una delle cose che mi piace, che mi dispiace, secondo tu nomini questa chicca, tu lo simili dal pass, lui è davvero... Questa chicca di Ricci che è rimasta di male dentro? No, veramente sono due mesi che devi fare chicche, ma le chicche... Io non ti ricordo... chicchi di caffè, ho visto fino a... Scusa, non ti ricordi che dopo 369 minuti ho fatto vedere la prima svirgolata di Italiano da Monte Carlo? Ci ha messo 369 minuti per sbagliare il primo passaggio. Io l'ho catturato e l'ho fatto vedere. Lui domenica lo prendiamo per buono, lo prendiamo per buono. No, la verità, lui dopo 369 minuti ha fatto il primo passaggio sbagliato, e questo è avvenuto due settimane fa. Io ti seguivo e ho controllato. Qualcuno di più adesso è una svirgolata. Vabbè, no, può anche stare. Infatti, ma è un record, ma che l'hai chiamato? È un record. Non c'è un tipo lui che si è svirgolato. Ma infatti è un record, non è una chicca, non si può credere. Ho ripreso Sabatini che era identico al quarto uomo e si camuffava da quarto uomo. Domenica scorsa loro del gruppo erano identici, si camuffava, c'è anche qua. E stasera una cosa. Ecco il primo dato dello speaker, che lo cosa è lo speaker, mentre ma c'è una. Questa è una materia di lettura non. Il flusso del Santone che abbiamo visto buttare il sale nelle colonne lì della ha buttato anche il sale. Ha buttato il sale, un attimo di riuso. Ho visto cosa è servito, ma perché io l'ho visto assieme alle altre persone, un altro signore, un uomo, che passeggiava avanti e indietro, e l'ho visto io buttare per terra del sale. Tanto è vero che io credevo fosse quello di Santone, dopo ho visto quello con la maglia della Giacosa, ma erano due, non so se avevano aiutato chi. Intanto è stato un solo parato. Cosa ha detto lo speaker che ha visto già? Ah, ha avuto un po' di confusione nella lettura della formazione, ha fatto un attimo di confusione nella lettura dei numeri, sai, il 77 italiano, c'è stato un attimo di così, un momento di così, blackout. Alla fine non puoi dare sì. Cittadella Salernitana 0-0, ma c'è stato un momento, sai, quando tu sbagli, no? Ci sono quei momenti che vai in panico e tutto ti si appanna, non riconosci più niente, ma siccome lo conosco personalmente, Andrea Ascani è un serissimo professionista e una bravissima persona, attaccato ai colori del palo, e quindi un errore si può perdonare. È che gli errori a Padova non... l'ambiente a Padova non proprio... quando si sbaglia sei massacrato. Io ho detto per la storia della cittadella, non credo il risultato di una partita che non si è ancora giocata. Ti sei detto che tu però? Ma certo, ma allora, non hai concesso l'errore, l'attenuante. No, 215 messaggi errori, 215 messaggi passati, ricordiamo i numeri per andare in prima pubblicità. Certo, vi ricordo i numeri con cui interagire con noi, potete farlo inviando i vostri sms al 392-666-0099 oppure telefonando al numero 049-848-1998 oppure scrivendo un'email all'indirizzo email calcioinchiaro@telechiaro.it. Un bacio e aspettiamo dopo la pubblicità. Che onda pubblica hanno preso questi? Ok. Thank you.
luce. Allora noi ogni puntata intervistiamo delle persone, praticamente abbiamo la rubrica di Con la mia, io sono andata prima al Foglio della Storia e abbiamo voluto intervistare esclusivamente delle donne. Sentite cosa dicono. Il Con la mia è offerta da Autoplanet. Guarda, mi ha portato allo stadio la prima volta mio papà a vedere la Nerossi di Cienza, Juve forse, la Nerossi di Cienza Juve. Da lì è iniziata la passione per il calcio. Passione, è la prima volta che vengo qui dopo tanti anni e ho portato mio figlio per curiosità, chissà che ci venga la vera passione. Primissima partita allora, tanto guardo e cerco di capire come funziona. Qual è stata la tua reazione quando la mamma ti ha detto andiamo allo stadio? Ho detto va bene, ok, subito, sì, come prima esperienza, va bene. L'anno fa però, dall'anno scorso che mi sono appassionato un po' di più, ho visto i risultati anche del vostro padre, però ancora i bambini piccoli quando eravamo allo stadio, mi serve tutti gli sport, in particolare il calcio. Ho la figlia che gioca a calcio. Per tutti gli uomini così diversi, da me amiche di sempre. Da tanti anni e fino a Milan Inter circa 35 anni fa, e da lì è nato l'amore anche per il Padova, e quindi adesso ho Padova e Milan nel cuore. Dunque da 40 anni fa, tanti. Beh, la prima partita che ho visto in Serie A da oggi 5-6 anni, sì, da 6 anni tornando a vedere Padova da 52 anni, ragazzi, non adesso, no, noi ci andiamo sempre, siamo sempre, noi siamo tutti pallonari a casa mia. 5 anni che avevo i bambini che giocano. Sono fidanzata con un ragazzo che a cui piace venire a vedere la partita, quindi per stare con lui sono molto bene. Sì, da sola no, mai, perché è andato a farsi l'abbonamento e c'era che dicevano per 10 euro insomma per la femminile, perciò appassionata che ero ho accettato. Come è nata la passione? Da sempre, ormai sono una veterana, da sempre praticamente. E l'ho trascinato io ancora molti anni fa. Poi il primo figlio sono venuta con la pancia e poi con la seconda pancia. 8 anni con mio fratello che giocava al calcio, mio marito mi ha portato alle trovato stadio e da quell'ora mi è piaciuta. Sempre allo stadio con l'abbonamento da anni e il marito mi porta e io vengo perché sono tifosa anche del Padova, perché mio figlio ci gioca e quindi Andrea Bono sono una vecchia bonata. Ma guarda, con 62 anni quindi andavo alla piano con mio padre che era amico di Nero Rocco. Me l'hanno detto che allora la televisione era in bianco e nero, che mi hanno vista aggrappata alla rete sopra le casse di birra, ma non so se fosse col Milan, non mi ricordo. Ero bambina, mia mamma e mio padre andavano alle trasferte che si partiva dietro alla chiesa di Santa Lucia. Siamo tifosi da sempre, ecco. E da anni, perché mio marito è un appassionato e mia mamma proprio più, infatti uno ha 80, l'altro 85 anni e vengono ancora allo stadio. Sì, da sempre, però non sempre, abbiamo avuto tre figli, cose, lavoro, eccetera, ho potuto venire, però io amo questo sport dei grandi spazi. Uomini così diversi da me, amiche di sempre. È stata offerta da Autoplanet. Però Elisabetta Corazza, hai riconosciuto qualcuno? Sì, c'erano mia cugina Giovanna, mia zia Rita e mio zio Giancarlo. Poi mi dici che fatto, guarda cosa succede adesso, guarda, senti Giovanna. Non mi vedo c'è la zio di Ammazzagatti. Io sono cugina. Siamo contenti per lui, soprattutto ha trovato una strada per lui che si diverte e se le piace.
ma è sempre stata una persona particolare. Don Mazzagatti è eccezionale. Uno che non ha fatto le scuole perché non si trovava con gli altri, però sa tutte le lingue possibili e immaginabili, a cominciare dal russo, dallo slovacco, eccetera. Quindi è un ragazzo tolto dall'ordinario. In più adesso fa il cronista sportivo, secondo me con ottimi risultati, gli va bene. Niente, proprio che giorno di quella sorpresa mi hai fatto veramente. Bella, bella. Ringrazio. Dimmi qualcosa a tua zia, tuo zio, tuo cugino. Ti saluto e sono contento che vengano a vedere il Padova e spero che possano comunque trasmettere la loro passione anche ad altre persone che magari fino a questo momento non si sono mai interessate alla nostra squadra, ma comincino ad avvicinarsi anche a loro, perché il Padova è il patrimonio di tutta la città. È contento allora. È contentissimo, sai, è così, insomma. Ma volevo, scusami se approfitto del fatto che sono inquadrato, non per rubare lo spazio, ma volevo rispondere a due messaggi che sono passati prima, che si riferivano alla mancanza di un servizio di trasporto pubblico per lo stadio. È un tema che abbiamo toccato anche stasera nella trasmissione radiofonica, visto che è stato ospite l'assessore Sinigaglio, il quale peraltro ha annunciato che entro l'anno verrà effettuata una deviazione della linea 11 che attualmente passa su via Montà e non transita vicino allo stadio. Dovrebbe essere prevista appunto una deviazione del percorso, verrà allungato leggermente, praticamente passerà per via della Croce Verde, se ho capito bene, facendo il sottopassaggio, raggiungendo lo stadio e poi ritornando sull'itinerario principale. Questo anche per venire incontro alle persone che lavorano quotidianamente nello stadio Lugano, dove ci sono diverse organizzazioni, se non sbaglio. Certo. Quindi ecco, diamo anche questa notizia che è in nostre situazioni ci sono quasi tutte quelle sportive, esatto, praticamente allo stadio, poi in effetti parleremo anche con il Zanovello di questo. Giorgio Ferri, ti vuoi ricordare i numeri per iscriversi alla trasferta di sabato prossimo? Adesso andate solo in pressione, però io volevo precisare una cosa, prima di tutto appunto ovviamente che ecco lì in una insomma pressione. Dai Giorgio, 348-60-36-492. 339-624-1052. Prima chiamate il meglio rapid, ci date a noi la possibilità di organizzarci al meglio. Secondo, non so se probabilmente domani sarà di dominio pubblico, si pagano 14 euro madre, più la prevendita. Purtroppo è la prima volta, penso che ci capiti di pagare così tanto. Una curiosità, l'ingresso della curva, l'ingresso della curva ospiti, del settore ospiti si chiama Fattori. Questo probabilmente magari la via si chiama Fattori. Dopo essere anche di buono. Ricordiamo il 348-603-6492, 339-624-1052, chiamate in tanti, perché parlo bisogno di tifosi sabato prossimo. E non andiamo fino alla fiscura di finire, perché ho visto la passare un messaggio, non andiamo per mangiare la fiorentina, perché ce la mandiamo a casa, ce la paghiamo, non abbiamo certamente bisogno di quel signore di allora, adesso avete tempo, questo servizio che mandiamo in onda, per poter pensare a una domanda secca e una risposta secca da Vincenzo Italiano. Ma la domanda è lui deve dare la risposta secca. La pensate, perché dobbiamo vedere Vincenzo Italiano in azione. Vediamo. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital.
Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Bravo Vincenzo Delano, subito la domanda, torno a Ferrati, domanda e risposta veloce. Allora, prima si parlava con Vincenzo del discorso della marcatura uomo, no? Che ormai appunto a parte due o tre occasioni quando si parla di dietro, ecco niente. Allora il padre a questo punto, che invece non è capace di distruggere il gioco altrui, ma pensa soltanto a fare il proprio, è una squadra atipica per la Serie B a questo punto. Ma è vero che siamo così in alto in classifica, non strettamente, secondo te? Ne parlavamo prima, io credo che nel 2010 marcare uomo è una pazzia. Poi in queste categorie Serie A, Serie B, che succede ancora, veramente non riesco a capire il motivo. Noi siamo una squadra che attua la zona, giochiamo a zona, quindi le marcature le facciamo nella zona di competenza. Noi pensiamo a impostare il nostro gioco, a cercare di dare spettacolo, cercare di proporre calcio, mentre gli altri non fanno altro che distruggere, che marcare i nostri punti di gioco per tutto il campo all'uomo. Noi questo non interessa, noi cerchiamo sempre di andare per la nostra strada, per il momento sta dando dei frutti. Ci sei più breve nelle risposte, ovviamente anche le domande, Renato Zaffarello. Io volevo riagganciarmi a un messaggio che è stato mandato in onda prima, cioè è stato scritto Vincenzo Italiano campione fuori e dentro del campo, quindi una persona che ha dei valori, ecco, riesce a trasmettere questi valori ai giovani? Sì, qua sto cercando di farlo anche qua, perché con tanti giovani, una squadra formata da tanti ragazzi con tante qualità, 19 anni, 20 anni, e sto cercando insieme ad altri vecchi della squadra di riuscire ad attuare una mentalità giusta, una mentalità vincente, una mentalità che possa far ottenere risultati, e penso che per il momento la strada è quella giusta. Anche combattendo contro certi genitori. Qual è l'allenatore del quale ti sei trovato meglio? Ma è Iachini. Che cosa aboliresti del calcio se potessi, e che cosa invece valorizzeresti ulteriormente del mondo del calcio? Ma a me in questo momento qua non piace il fatto che si giochi così tanto. Giocando così tanto si aumentano i rischi di infortuni, non ci si può allenare bene, non si riesce a recuperare. Che cosa valorizzeresti invece di più del mondo del calcio? Che ti pare un po' sotto valore? Valorizzerei ancora di più il fatto qualitativo, perché negli ultimi anni credo si guardi solamente all'aspetto fisico, alla statura di un calciatore, se quanti chili è, quanto alto è. Credo che la qualità nel calcio è la base, credo che quella lì debba essere curata come si curava una volta. Le due caratteristiche fanno la fortuna di un centrocampo, e di un centrocampo non soltanto del B ma anche di Serie A, perché il Chievo ti ha mandato via, cioè ti ha mandato via, scusa, ti ha ceduto. Qui c'è una risposta di 4 ore. Allora aggiungiamo, aggiungiamo il Chievo ha mandato via perché mi cavolo non ti vedeva bene. No, non era quello. Il mister predilige un certo tipo di gioco che venivo penalizzato, ed è giusto che quando un giocatore come me, che ha voglia sempre di mettersi in discussione soprattutto la domenica o sabato in campo, vada da un'altra parte a cercare gloria, a cercare soddisfazioni, ed è per questo motivo che sono a Padova. Cioè, posso dirti una cosa, se io non riesco mai a capire nella vita le cose, allora, tutte le altre domande. Anzi, facciamo così, usiamo su Felipe la domanda. Ariel, volevo sentire da Vincenzo se
sei uno tifosi, piace sentire parlare bene della propria squadra ma anche della città. Ti trovi bene sinceramente a Padova per quel breve periodo che ci sei stato? Sì, sì, mi trovo benissimo, non la conoscevo Padova, la sto scoprendo adesso e devo dire che è una gran bella città, e ho preso casa in centro e devo dire che mi trovo veramente bene. Ascoltami, ci sono adesso finiti questi porta risposta. Tutte le domande che dovevi rispondere rapidamente hai risposto tempi televisivi prolungati, diciamo così. Quello di Napoli ci chiedono di cinque per quattro ore. Ho cercato di sintetizzare perché sennò veramente ci vogliono un milione di invitare per tutto l'anno a spiegare il fatto della decisione, però. Su che posso chiederti una cosa, perché è giusto che tu in questo momento certe cose forse non le dica, però mi pare strano. No, comunque Mimmo, la verità è quella lì. L'allenatore. Che Mimmo ti abbia lasciato andare via Mimmo di Carlo. E oggi faccio giocare nel Chievo un giocatore che qui a Padova conosciamo benissimo, che è Emanuele Iorio, che ha caratteristiche simili alle tue e che adesso è diventato titolare fisso nel Chievo. Cioè mi pare un po' strano, mi pare un'incongruenza. Iorio non ha molti anni di meno di te, 3 o 4 di meno di te. Ecco, forse questo mi lascia un po' perplesso. Alla fine poi il Chievo il regista ce l'ha. Comunque Stefano, va bene così, io sono contento di essere a Padova. Se forse non arrivava a Di Carlo al Chievo sarei rimasto lì a Padova. Non arrivava. Quindi siamo felicissimi, meglio così, sono contentissimo di essere a Padova. In questo momento che i giocatori che hanno le due qualità, davanti alla difesa, che fanno da regista, eccetera, fanno per la maggiore, perdere un giocatore come te, noi siamo super felici che. Vanno la pubblicità. Sono contento che quando ho detto Di Carlo mi aveva detto. Io me l'ero già scritto, io per evocazione non l'ho inserito. Vincenza è anche un po'. Ma poi è andato sulla piazza importante. Di Carlo diceva per la velocità anche, no? Ma mi sembra che. No, però faccio la velocità. Io, per carità, diciamo, lui è un veronese ormai d'adozione, anche se adesso vive a Padova, anche se la famiglia è Verona e via dicendo, però in 10 anni lui ha fatto ha fatto tantissimi anni a Verona, non ho mai sentito l'italiano fare polemiche o titoli sui giornali con polemiche, magari in certe situazioni magari poteva esserci anche l'intervista forte ed effetto, ma di polemiche io non ne ho mai viste, sbaglio o no? Unicamente poi bisogna andare all'interno, No, vabbè, ma loro stanno sporchi, si lavano in famiglia, come posso dire, è chiaro, ma questo è importante. Perché ormai è uno stile che può portare dentro, che ha portato dentro questo gruppo a Padova, perché lui oggi è comunque uno dei leader di questa squadra, se non il leader in assoluto. Ed è uno stile importante. No, quello è anche un segreto che ha il Chievo. Il Chievo risolve i problemi dentro le quattro mura, tra giocatori, dirigenti, allenatore, senza sbandierare in giro con le quattro venti. Cioè. Penso che nel calcio questo sia importante, risolvere i problemi lì dentro lo spogliatoio, che è sacro secondo me, e poi cercare di fare i fatti in campo la domenica, il sabato, quando si viene chiamato in causa. Allora, Eleonora, era un momento, prima di chiamare la pubblicità, dovevo chiamare il nome di tutto per diventare Rabbi, ricordo che Rabbi messaggi sono stati lì per i Ricci e poi chiamiamo Giulli, certo. Per ricordare per interagire con me e andiamo. Sono stati letti 436 messaggi e ce ne sono ancora da leggere, che continuano ad arrivare veramente tantissimi questa sera. Vi ricordo i numeri per interagire con noi. Inviate il vostro sms al 392-666-0099 oppure telefonate allo 049-848-1998 o scrivete all'indirizzo email calcioinchiaro@telechiaro.it. Un bacio, a tra poco! Durante la pubblicità c'è arrivata una tragica notizia che nessuno mai dovrebbe leggere, però è la cronaca dice di farlo. È morto Alberto Castagnetti, CT della Nazionale di Nuoto, praticamente più di mezz'ora fa. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto si è spento a 66 anni. Il 9 settembre era stato operato al cuore, dunque il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Nuoto. Il 9 settembre era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, programmato da tempo. Castagnetti aveva 66 anni.
anni si è spento a Verona, la sua città, dove era nato il 3 febbraio 1943. Dopo una carriera da nuotatore ha partecipato fra l'altro alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 e ai Mondiali di Belgrado nel 1973. Aveva assunto nel 1987 l'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto. Volevo congratulare tutta la famiglia, che era una notizia che non volevamo assolutamente leggere, stavo veronese come te. No, un grande amico mio e sono sconvolto, perché eravamo amici, eravamo stati ai mondiali, ho seguito i mondiali di nuoto a luglio, sono sconvolto, ma soprattutto credo che sia sconvolta Federica Pellegrini, perché era il suo allenatore. Parliamo veramente una grandissima persona, oltre che un amico, ma veramente sono, chiedo scusa, ma sono proprio, tutto mi sarei aspettato meno di arrivare a questa notizia. È una mazzata micidiale per il nuoto italiano, per tutti noi, ma soprattutto credo per Federica Pellegrini. Credo che sarà un trauma non di poco conto riuscire a superare questo momento, perché è stato lui il grande artefice dell'esplosione di Federica Pellegrini. Era un amico veramente, perché adesso domani andrò a Verona, ma un amico sincero, poi una persona veramente, un grande tecnico, bisogna dire. Forse come diceva a luglio a Roma il presidente del CONI Petrucci, il più grande allenatore di nuoto che oggi avevamo, credo anche al mondo, insieme forse all'allenatore di Michael Phelps. Io mi associo al convoglio della famiglia, perché lo ricordo, è venuto al Panathlon in un incontro tematico proprio sul nuoto e è stato di una chiarezza, di una disponibilità, di una apertura, di una competenza. Ovviamente non sto io a sottolinearlo, i risultati fanno chiaro, quindi mi associo a questo cordoglio e credo di interpretare il pensiero di tutto il mondo sportivo padovano. E non solo, poi detto questo, purtroppo sono cose che non dovresti mai nella vita a casa. Fulvio Simone, ritornando e dicendo, io devo fare una domanda. L'anno scorso hai detto, la C1, e non solo tu, è come qualità inferiore, scarsa, tecnicamente, insomma, è una C1 di non valore come l'anno precedente, poi ti accorgi quest'anno che secondo i classifici sono a pari punti, c'è cioè, una palla che sono arrivate prime e seconde nella C1 dell'anno scorso. La domanda è tanto scarsa la C1 dell'anno scorso o è tanto scarsa la B quest'anno? E sarà che lo fosse quest'anno comunque la categoria superiore? Beh, diciamo così che il mio discorso era più in generale, mi riferivo al fatto che secondo, a mio modo di vedere, il calcio è sceso di livello con gli anni. L'anno scorso eravamo in C e dicevo che il livello era basso, ma penso che sia basso. Che sia basso in generale, a partire dalla Serie A, arrivare a... La scusa dice che la C è più scarsa della prima. Insomma, entrando nella tua domanda, che vedo un pizzico di provocazione. No, la domanda così non provocazione, la domanda è seria. No, c'è provocazione, ma rispondo, non è certamente senza nulla togliere ai giocatori che avevamo l'anno scorso, ma sicuramente quest'anno sono stati fatti degli innesti di estrema qualità. Non possiamo paragonare il padre dell'anno scorso al padre di oggi, ma è uguale, detto per il padre, mi ripeto anche per il padre. Ma è cambiato poco, c'è almeno del padre molto meno. No, non è vero, non è cambiato 3-4 giocatori, ma è cambiato il padre. Non serve mica mettere dentro un vecchio giocatori. Adesso trovo la prova, tra i giocatori fanno arrivare sì che la squadra. Certo, certo, abbiamo cambiato i due terzini. A parte Cesar, ma abbiamo inserito lui che è di un altro pianeta rispetto a questa categoria e chiaramente fa giocare bene sia i due che di fuoco e in più abbiamo preso un esterno che gli dà la possibilità di sganciare la palla quando è pressato, quando non sa a chi appoggiarsi, e in più abbiamo anche là davanti i giocatori che fanno la differenza. C'è Caminardo, sempre la vita, Gianni o Sulcini, che non c'è vita, però la sua è ora, se tutti metti in discutere i nuovi acquisti è un problema tuo, io non li ho discusso che per me la Cina scusa non è tanto scarsa come dicevi tu. Vabbè, ma vedi che la tua domanda è provocatoria, per te è così, invece per me è io te la sto dicendo, ma tu non sei d'accordo. Voi? Io sono d'accordo con te.
Passano di poi a Fulvio, perché se no tanto se ne sarà. No, no, non è così, posso venire, parla con me, parla con me. Parla. Certo, che anch'io l'anno scorso ho detto la stessa cosa che ha detto Fulvio, che a mio modo di vedere il campionato era un campionato mediocre e per quello il Padova doveva lontano. A 7 giornate alla fine avevamo 7 punti di distacco dalla quinta e siamo arrivati addirittura al quarti. Cioè, secondo te è un campionato importante? Se c'erano delle squadre forti non li recupererai mai e poi mai se tu... No, ma dico, veramente, allora, così... Perché hanno fatto 3-4 innesti giusti e stanno facendo bene. Loro stanno facendo bene, e poi le mai solare candidate, le squadre più fanno male, Torino, B, Regina, C, Lecce, il Brescia stesso non sta facendo bene, si è cambiato l'allenatore. Cioè, voglio dire, le squadre quelle candidate stanno... Ma io dico, per me è una via di mezzo, cioè ha ragione Fulvio in certe cose e secondo me in altre sono la via di mezzo diverse. Premesso che comunque ogni stagione di B ha sempre visto le neopromosse andare e partire. Se solo l'anno scorso era neopromosso, ha fatto un grandissimo campionato. Quindi voglio dire, su alcune cose il Cittadella stesso si è salvato, l'Ancona si è salvato, cioè le squadre che sono venute su dalle categorie inferiori l'anno dopo, forse sull'onda dell'entusiasmo, credo che la storia lo stia a dimostrare, ci sono state addirittura squadre che hanno fatto il doppio salto in un anno, in due stagioni, quindi non è una cosa. Però in effetti Cesena e Padova, Cesena soprattutto, io l'ho già visto contro Cittadella quando ha vinto 1-0, beh, ha fatto un'ottima impressione. Devo dire che oggi le squadre che secondo me giocano il miglior calcio in questo momento in Serie B sono il Frosinone, il Cesena e non è un caso che siano il Padova, e sono le prime tre della classifica, non è che diciamo eresia. Mi piace molto il Crotone che stasera sta pareggiando a Frosinone, perché ha un buon modulo, e direi Cittadella, cioè sono squadre che stanno giocando un bel calcio. Forse c'è da dire una cosa, Giorgio, che c'è un livellamento, cioè un livellamento migliore, una qualità migliore di squadre che noi prima consideravamo solo a livello di potenziale outsider. C'è una qualità nella Serie B che non questo è il discorso che delle volte il gruppo, l'unione, l'identità, tante cose fanno, rendono più che la qualità e il nome, praticamente il nome preciso come sarà il Torino, il Brescia, la Regina. Ma sono lo spogliatoio, l'unità tra i giocatori, il gruppo, quelle sono cose fondamentali in una squadra. Ovvio che poi contano le qualità tecniche, la qualità... Ma ci sono una marea di componenti che possono influire in una stagione per farle andare bene o andare male. Cioè, noi possiamo avere l'italiano che, ripeto, è di un altro pianeta per questa categoria qui, ma se non c'è una società, se non c'è un gruppo, se non c'è una coesione, se non c'è un allenatore che fa tre schemi, cioè se non stai bene, se non ci sono i titoli che creano entusiasmo, ci sono una marea di componenti. Non è come un'azienda che tu hai 10 torni, fanno 10 pezzi, fammi finire e a fine giornata sai che fai 1000 pezzi. Qua viviamo con il fattore umano che è completamente... Però ti riesci a mettere, più componenti e riesci a far bene. Poi in un campionato livellato come questo qui della Serie B, certo, basta poco per spiccare o far bene, come due neopromosse, come il Frosinone che ha una buona squadra e come tante altre. Sta pensando con il cartone per un uomo. Però credo che ci sia differenza tra il Padova dell'anno scorso e quello di quest'anno. Sono arrivati, oltre a quelli che stiamo giocando all'inizio, ma anche altri che sono in rosa, 10-12 giocatori diversi, ovvio che la categoria è anche diversa, però non è paragonabile. Io la Serie C non la conosco tanto, non posso giudicarla, però quest'anno rispetto all'anno scorso il quadro è cambiato tanto. Oggi ho fatto un'intervista a Faisca, un po' il capitano che rientrava ieri dicendo, per non parlare sempre di loro, che pure sono protagonisti a tutti gli effetti, lui era vitrinato. E Vasco mi diceva una cosa importante: la differenza tra l'anno scorso e quest'anno secondo lui è uno, Vincenzo Italiano, cioè dice noi l'anno scorso, Fulvio correggimi, no, uscivamo palla al piede e c'era il lancio sempre a lui di Faisca o del difensore di Cesar in avanti, oggi dice diamo la palla a lui e lui sa come gestirla, quindi questa è la prima differenza. La seconda differenza che rilevava Vasco era quella della categoria,
c'è poco da fare. Noi stiamo vedendo alcuni giocatori in questo senso che l'anno scorso magari in C facevano una più fatica, che in Serie B secondo me stanno giocando meglio, ma molto meglio. Perché? Perché l'anno scorso dovevi fare la partita sempre, non è che quest'anno non la fai, la dovevi fare per vincere all'anno. E poi perché le qualità tecniche in C, quando trovi avversari che vengono alle Ugrane per chiudersi, per fare le barricate, perché diventa, perché ti danno sulle caviglie, perché in C c'è molto più agonismo, in B io noto, lo sto notando anche su squadre che hanno una buona organizzazione di gioco, il Cittadella è una di queste, per esempio, guarda che il Cittadella sta giocando un bel calcio ed è una squadra che rispetto all'anno scorso ha perso Meggiolini e Iori, cioè non ha perso due pinchi pallini qualsiasi due giocatori. Vuol dire che ci sono delle qualità che in un campionato di questo genere, quando sono quello che diceva un po' Vincenzo, se c'è la qualità, alla fine viene fuori. Giorgio Freddi, no, no. Fa parlare Giorgio Freddi. Diciamo che, scusa se... Diciamo che Iori non è stato adeguatamente sostituito, mentre Meggiolini sì. Meggiolini sì, perché Ademani e Junco stanno facendo molto bene. Anche Gugliari, dicevo Giorgio Freddi, l'hai messo su un angolino, Giorgio, abbiamo fatto... No, adesso vedrai che qua. No, se vedrai qua, però l'importante è che tu mi si per ricordare sì, i per la tua strada. Io sento poi, dico, fa dire qualcosa anche ai tifosi. Giorgio, se vedi qualcosa ai tifosi che mi dicono a mandare messaggi per farti parlare, che dopo vai domani mi trovo in città e dice, non hai fatto parlare, dunque, c'è cioè, il microfono, puoi dire quello che vuoi. No, ci mancherebbe altro, dai, mi fai sempre dire la mia, ci mancherebbe. Poi stasera siamo anche in tanti, e va bene così. Quello con... rispondere a qualche messaggio che è passato. Le trasferte noi le organizziamo quasi tutte, non andiamo a Cittadella semplicemente perché in pullman costerebbe più che andare in macchina, primo. Secondo, ho visto passare un messaggio che diceva se le 35 euro che facciamo pagare sono cosa comprendono? Comprendono i viaggi in pullman e non vi porteremo al ristorante ovviamente, ma non verrete a casa di sicuro con la fame. Questo quindi praticamente potete vedere tranquillamente. E altre cose che posso dire è... Dovrò cercare di parlare, per il biglietto da una parte. Il biglietto, no, il biglietto, no, il biglietto, costa, tra l'altro costa anche 15 euro in questa occasione, non possiamo starci. No, no, volete cercare un'informazione. Sì, sì, ma comunque, ecco, magari qua è difficile un po' anche essere più chiari, ma domani sulla stampa, sui giornali usciranno anche informazioni più precise, ma telefonando a quei numeri potremmo essere benissimo più chiari. L'importante è che ci chiamiamo. Detto questo, Giorgio Freddi, io ieri ho visto lo stadio urano di tifo proprio, che non ricordavo forse nemmeno in Serie A, l'ho visto così entusiasta, ho visto entrambe le parti, sia la tribuna est che quella ovest, alzarsi in piedi, citare, cioè sapevo una cosa, hai detto la cosa giusta, perché Giorgio come la pensa, però io l'ho visto il playoff quest'anno, il tifo veramente sì, la Serie A. Sì. Ma ci stanno seguendo quell'andazzo, dimmi o no? No, forse magari il playoff c'è stato uno, poi più carica, più gente anche, ma la fonte dell'MK di ieri è stata una cosa che veramente non ricordavo da anni. All'uscita dei giocatori italiano, Di Nardo e quelli che entravano, io non mi ricordo di aver visto la gente, magari la parola di Cato Tribuna Ostra, che si alza in piedi ad applaudire, non mi ricordo, e venivamo da una sconfitta. E io non ho mai visto nemmeno la Tribuna Est, gente meno giovane, non giovane, un po' meno giovane, che saltava e chi lo saltava però e tutta la Tribuna Ovest si è alzata in piedi e ha cominciato a saltare. Io non avrei playoff e ricordavo questo, non poi ti stavano la verità. Poi che si vorrei, mi scuso l'abuso, vorrei spezzare la lancia in favore di quelli che non hanno più 20 anni. Era di finire di dire che i tifosi devono, comunque si sembra di capire che i tifosi devono avere 20 anni o 30 al massimo. I tifosi lo siamo anche noi, magari non ci esprimeremo con la forza, con la volontà di quelli che hanno l'età, che avevamo noi prima e facevamo queste cose, ma tifosi lo siamo anche noi. E ora smetterla
di continuare con certe critiche, ma venite a Cittadella, ma venite a piedi, venite con la Smart. Siamo tifosi tanto quanto voi, che magari siete andati ieri, Paolo, avete visto solo per televisione o per sentito dire, per favore andiamo. Perfetto, detto questo, allora la pubblicità, ricordando che c'è una nostra telespettatrice che regala una bicicletta che ha trovato in soffitta bianca e rossa. Ha mandato questo messaggio. Ovviamente la risolta palazzina del cervello. Giorgio, ci sono arrivate due o tre telefonate per sapere il numero di chi è questa ragazza che regala la bicicletta, perché noi vorremmo andare a prendere. Dunque io non so cosa potremmo fare, chiedo a quella che ha mandato il messaggio, se possiamo dare il numero di telefono a chi vuole questa bicicletta, noi glielo daremo, altrimenti ci faccia sapere dove mettere un po'. Allora, Nato Zanarello, so che avete parlato giovedì, organizzato una bella cosa, vuoi raccontare tu i nostri, prima di andare alla moviola, i nostri telespettatori? Ma praticamente giovedì l'incontro tematico che faremo è proprio riservato agli arbitri. Arbitri, passione, sacrificio e impegno. E ci sarà il presidente nazionale dell'AIA, Marcello Nicchi, che viene, poi il presidente regionale, il presidente provinciale, due grandi ex come Bigi e Francesco e due arbitri in servizio anche su altri sport, non soltanto il calcio, uno di scherma e uno di calcio a 5. E in quell'occasione avremo modo anche di premiare il calcio Padova per l'impresa storica che ha fatto per la promozione di Serie B nell'anno del centenario. Quindi questo aggancio dirigenti e arbitri è un'occasione veramente unica per far vedere come lo sport, diciamo, possa vivere, possa prosperare, e l'uno è complementare all'altro, perché l'arbitro naturalmente ha un'importanza, senza l'arbitro le partite non cominciano, quindi ricordiamo tutto giovedì sera, la piroga, diciamo, alle 20, cominciamo alle 20, e quindi ci sarà il sabato, siamo anche noi dalla nostra telecamera per riprendere il tutto, ovviamente per poi raccontarvelo a voi. Proprio visto che parlavi di arbitro, è arrivato il momento della moviola di Ivano Ricci, una moviola molto seria perché è fatta da un uomo competente, la moviola di Ivano Ricci. Grazie del complimento, Giorgio. L'ho fatto seriamente. L'ho visto che eri serio, per cui ti ho detto grazie, se no ne passavo sopra senza dire nulla. Allora andiamo a vedere subito Padova Mantova 3-0. L'arbitro è Marco Guida di Torre Annunziata. Vediamo il gol al 7° minuto del primo tempo, annullato per fallo di mano, così dice l'arbitro, a Di Nardo. Questa è l'azione, Di Nardo stoppa la palla e segna un gol. Lo vediamo su una ripresa, le proteste sono state tantissime da parte di Totò. Lo vediamo anche su, vedete, Totò si dispera. Questo è il momento del fallo di mano. Allora, il regolamento Collina dice, l'ha detto anche ieri un arbitro come Longhi sulla RAI, che Collina nelle nuove disposizioni di quest'anno dice, questo vale per i difensori, quindi come vale per i difensori dovrebbe valere per gli attaccanti, che se tu stoppi la palla prima con il petto e poi va a sbattere, come vediamo in questo caso, sul braccio, il fallo è involontario, quindi automaticamente il gol non era da annullare. Lo possiamo rivedere, vedete che il fallo di mano è... Sentiamo il pensiero di Fulvio, di Italiano, certo, di Stefano Edre, Italiano, dice, secondo te? Ma Totò ha il vizio di stringere le braccia per stoppare la palla, per far stare rimanere lì sui piedi, però lì credo che il gol sia regolare, perché prima ha picchiato sulla coscia e poi non so se il braccio l'ha toccato, però il gol è regolarissimo. Guarda, a occhio nudo così dalla tribuna mi pare un fallo di mano netto, invece adesso rivedendo anch'io dei dubbi, però per me lo tocca il pallone, di poco lo sfiora. Ha ragione, ti volevo dire francamente, visto ad occhio nudo della tribuna mi sembrava fallo di mano. Invece adesso non sono neanche convinto che forse non sembra che non lo tocca neanche lo sfiora proprio. Sembra che neanche lo tocca quindi questo è assolutamente regolare. Ma allora in questo caso potrebbe correggere il progetto. Ma allora mi sono detto che sono dito da Giorgio, no, questo è l'altro, vedi che non con la mano,
che fa così per portarcelo. Allora, ha ragione Vincenzo, lui tende un po' a chiudere sempre la rete, perché non c'entra niente, lui lì la palla la sua parte con la coscia. Non sono convinto che abbia toccato col braccio destro la palla, cioè, sì, quello che l'ha toccato, no, la pressione forse no, però la sua parte con la coscia, la palla che dopo si è andata a finire a sfiorare forse il braccio, è assolutamente involontario, ma fu per me la regolare, possiamo vedere, passiamo adesso al 24esimo del primo tempo, c'è un fuorigioco fischiato al Mantova, c'è stata qualche protesta molto lieve da parte del Mantova, ma come possiamo vedere il fuorigioco era nettissimo, cioè due metri avanti il giocatore del Mantova, quindi giusta in questa coppa, al momento in cui parte la palla vedete nettissimo il fuorigioco del Mantova, quindi giusta la fuorigioco per tutti qui in studio. Indiscutibile. Possiamo continuare, invece un'altra perplessità è sul fuorigioco fischiato a Gidai al 41esimo del primo tempo. Qui vediamo che la palla viene scollegata a Gidai, l'arbitro concede questo fuorigioco assolutamente inesistente. Possiamo adesso rivederlo, voi guardate in basso al teleschermo e voi vedete che in basso al teleschermo c'è un giocatore del Mantova. Siamo tutti là, eccolo là. Un fuorigioco completamente inventato. Quando sei fermo su questo immagine, io mi domando, Zanorello, tu di studio italiano, come Marini che da quella parte è attaccato per il mercato, il giocatore lo vede qui proprio, Studio Simonero, no? Qui a dire tutto, lo sai cosa penso, però come fa questa situazione, perché non è in velocità, c'è l'uomo davanti e il colore rosso della maglia del Mantova, come fa a alzare la bandierina, mi chiedo come fa, ma ce l'ha 5 metri, però no, Vincenzo, no, lì ha sbagliato nettamente il guardalinee, perché anche dal campo io ho avuto l'impressione forse regolare, infatti e anche di parecchio, l'immagine si stoppa proprio qua dove vediamo appunto, possiamo vedere magari l'immagine allargata, no, potete facciamo vedere, eccola qua, questo è il lancio, eccolo qua, Gidai che scatta, il giocatore che è fermo, guardate la posizione del guardalinee, adesso si vede tra poco, lo vedete, aspetta, eccolo qua. Non può non vedere un fuorigioco, un fuorigioco inesistente in questo modo, un po'. Io col signorino l'ho seguito insieme ad altre persone, un'altra occasione, quello era un malato, non è solo questa situazione qua. Io ho visto come era malato sulla spalla, è molto grave questo errore. Poi alle volte hanno riferimento dell'erba tagliata lì diversamente, non può sbagliare. Sono 5 metri di distanza, è l'unica occasione questa cosa. Ma dove l'aveva messa il suo punto perfetta? Vediamo un altro errore dell'arbitro, a nostro parere, al 43esimo, sempre del primo tempo, c'è un fallo su Di Nardo, questo secondo la nostra opinione che protegge la palla. Lo scaraventa per terra il difensore del Mantova, non viene fiscata né punizione, più potevano esserci anche le quote per il braccio, per una munizione. Voi vedete che il braccio destro del giocatore del Mantova trattiene e porta a terra Di Nardo, questa è punizione netta e anche qui poteva crearsi un'azione di contropiede per il Padova, eravamo ancora nel primo tempo, eravamo fortunatamente a 2-0, però insomma era un'altra azione importante. Tutti d'accordo che era fallo? Tutti d'accordo, vai Ivano, oggi non hai nulla che ti danno contro in studio. Ma sono troppo perfetto. Al secondo tempo, qui era soltanto, facciamo vedere il terzo gol di Ciani, tanto così per qualche dubbio, non era assolutamente, magari con qualche dubbio di fuorigioco, non c'è assolutamente, un gol regolarissimo, bravissimo Ciani a sbarcarsi sul secondo palo e a mettere in rete per il terzo gol. Mentre invece, cosa un pochino, e qui ecco magari aiutatemi voi, al 34esimo del secondo tempo, questa ammonizione sempre su Ciani. Vediamo
questo contrasto l'arbitro ferma l'azione, Badacciani e ammonisce. Adesso la possiamo rivedere più diciamo, ha attesa l'arbitro, gli fai il movimento. Sì, ma è assolutamente involontario, ragazzi, questo. Ma l'ha preso sempre il piede, guarda. Ho capito, ma lui lo fa estremamente credo volontario. No. Ma l'arbitro forse ha ragione. Ma. Lascia la caviglia, Vincenzo. Io non avrei ammonito, però ci può anche stare. No, ma l'ammonizione su questo fallo ci voleva molto fiscale, ma secondo me bisogna dire che se tu guardi tutta l'azione, se tu la guarda già, era già un contrasto prima, lui si è girato la palla alla vista lì e ha messo lì per andare a contrasto, secondo me non è andato con cattiveria assolutamente. No, era fallo, ma non lo ammonito. Anch'io concordo, era un fallo, però non c'è cattiveria, però un fallo c'è. Sì, per, difficile un po', come dice Simonini, vedere anche un po', vediamo solo l'attimo, però mi sembra che il fallo ci sia, che poi sia da ammonire o meno, vediamo benissimo in diverse occasioni che alcuni falli vengono ammoniti e altri... Certo. Eccoci qua, con la modulare abbiamo finito e adesso se vuoi Giorgio ti posso far vedere la chicca. Eh beh certo, vorrei vedere questa chicca. Stiamo aspettando la cosa più seria. Io mi auguro che questa cosa... Aspetta un attimo Simone che ci vuole un po' di suspense, perché non vorrei che questa cosa dopo mi si riversasse un po' contro, perché sai... Allora qui vediamo il presidente del Mantova, Lori, che sta guardando verso la tribuna, fa un sorriso molto sospetto, vedete? Ma chi è il santone? Lui? No, infatti la gente si vede, quello era il presidente del Mantova, Lori, che guarda verso la tribuna e in tribuna che c'era? Eccolo là, quello con gli occhiali, vedete, è il santone che parla con una dolce signora. Si sta consigliando, e che cosa sarà lo confabulando, Giorgio? Secondo me dobbiamo stanno cercando di trovare dei rimedi, delle cure, e adesso ecco scoperto l'arcano. Carlo Sabatini inizio partita, maglietta rossa, lo vedete? Dopo pochi minuti c'è quella verde. Ma dopo pochi minuti, sorpresa della sorpresa, c'è quella blu. Lori ha tentato di far cambiare la maglietta a Lori al Santone per tre volte, ma la magia gli si è ritorta contro e ha preso tre pallini. Bravo, bravo, è bellina, bellina. Vedi come chicca? Sì, questa è bellissima. Sì, questa è bellissima. Tutti. Sì, sì, sì. Chiudiamo con la cuffia. Bravo, bravo. Bravo. Ovviamente prima della pubblicità, dopo la puntata, non sai chiedere perché non può essere del sacco su una bella cosa così, ve lo garantisco io, dopo ve lo dico di volte, ma non è del sacco su una proprio, che rimanete con voi. Ringraziamo tutti i nostri presentatori del messaggio e partiamo dal mio violista e dalle chicche settimanali del buon Ivano Ricci che gode sempre. Io parlo di loro, certo. Sei cresciuta la chicca? Bellissima, è stata un'idea tua proprio, tanto un sacco. Beh, tu devi sapere che io ho 10 collaboratori sparsi in tutte le zone del campo, no, in tutte le zone del campo, che mi aiutano ovviamente a catturare le cose più importanti, perché è difficilissimo da soli poter prendere ogni volta qualcosa, e allora ho a mie spese 10 collaboratori che sono sparsi nelle varie zone di tutto l'Ucraina. Dopo quando andremo alla Baia cerca di bere meno tipo di occhi, c'è il cambiato, insomma, bene, avete detto questo. Allora Sabrina Cittella ha fatto un intervento. Ci andiamo sulla vita di Cavazzale. Cavazzale. Allora, ieri sera Cittadella ha vinto una bella partita, perché ci sono dei tifosi del Toro Palazzo del Cittadella, ne parlava come la settimana scorsa, avevamo ospite il presidente Andrea Gabrielli qui con voi, è stata una bella serata, ha parlato tutta la prima ora durante la rete, dunque quando c'è un ospite o un altro, noi dividiamo e parliamo, ovviamente, tenendo presente che parla la provincia, un attimino un po'. Patteggiamo come tutti i datori di giornali per il Paolo, ma questo non vuol dire che non parliamo della squadra del
uscita bella. Ieri ha vinto in sera una partita difficile perché dopo due minuti è andato sotto. Andiamo a vedere la sintesi proprio di questa partita. Perdere 1-0 dopo due minuti con marcatore Fava, ex Tamisi, cioè, è stato bravissimo. Non c'è la lettera. Sì, ha avuto una reazione, devo dire, ne parlavamo anche con Vincenzo prima, la Salernitana, insomma, è una squadra che se lo si dà una giustata pure condannata, è una delle squadre che rischiano di andare giù veramente a fine già girone d'andata, non li vedo molto bene, però questo non toglie assolutamente dei meriti alla squadra di Foscarini, che avendo un'organizzazione di gioco superiore e soprattutto cominciando a sfruttare molto di più le fasce laterali di quanto aveva fatto nei minuti iniziali, ha creato le premesse poi per il pareggio. Lo vedremo adesso, è stato bravo con l'errore del portiere sulla punizione, però vedi, qui ci sono state già due conclusioni, una questa di Berazzini, prima quella di Junco che avevano già fatto, qui c'è un'uscita un po' azzardata di Villanova con Manucci che salva su Fava. Però devo dire che poi guardando la partita, insomma, noi ci siamo resi conto che Cittadella era quello a questo gol di Pettinari con la complicità del portiere. Ha commesso un errore per la metà dell'erba, era un tiro perfetto, lui ci ha fatto il primo, bisogna dire, sì, grande complicità del portiere, giocatore che però lo vedi anche qui, guarda che palla che mette in mezzo, qui è Bellazzini che arriva per si fa respingere la palla da poi allora la pistolese Bellazzini. Cittadella che poi con questa situazione è rimasto con l'uomo in più, ha avuto il vantaggio dell'uomo in più per l'espulsione di Chiriazis, alla fine del tempo l'arbitro devo dire non mi è piaciuto per niente, nel secondo tempo ha compensato praticamente questa espulsione, perché l'ha compensata di fatto mandando fuori poi dalla Bona, vedremo, credo che tra un po' vedremo l'azione, perché era stato munito già nel primo tempo dalla Bona, poi per un fallo direi molto ingenuo, ma non certo da, è un po' come quello che dicevamo prima di Ciani, forse anche meno, ha tirato fuori il secondo cartellino giallo e ha espulso dalla Bona. Quindi parità numerica, qui ancora Pettinari che si rende pericoloso, ottimo giocatore, ma lo sapevamo già che Pettinari è un gran bel giocatore, perché a Ravenna l'anno scorso aveva fatto bene, è stato il migliore, qui bravo Villanova sulla conclusione di Fava. La Salernitana secondo tempo è stata pericolosa solo in un paio di circostanze e era chiaramente sotto anche di un uomo, quindi Cittadella bisognava aveva la necessità secondo me di trovare il gol, prima o poi doveva arrivare, perché insomma condizioni di parità, ma anche il risultato, ma di vantaggio numerico in campo, insomma bisognava sfruttarlo a dovere. È stato bravo, ecco, da questo punto di vista è tornata la squadra corsara, che sempre bravo, scelgo anche a Fulici, ecco, ma questo gol di Oliveira guarda qui, ha messo dentro Oliveira che ha fatto il passaggio perfetto alle mani, e alle mani ha fatto il gol, perché per quanto scarsa la serietà, come diceva Stefano, da sotto di un gol lì in posticipo, che c'è di sera che deve tutta Italia e poi vince la partita, vuol dire avere qualità. Sì, la classifica parla chiaro, anche gli anni, cioè, tutti gli anni loro cambiano continuamente i migliori e continuamente li sostituiscono in modo più che adeguato, perciò sicuramente a livello societario stanno facendo molto bene, la squadra è ottima, hanno un sacco di qualità, non c'è pressione, non c'è niente che possa far star male i giocatori. Credo che in un ambiente come quello di Cittadella i giocatori riescano a esprimersi nel miglior modo possibile, i risultati lo stanno confermando, sono, se non sbaglio, a due punti da noi, perciò stanno facendo un campionato bellissimo anche loro. L'ideale sarebbe ritrovarsi a fare un derby in una categoria ancora più su, io questo me lo auguro ovviamente. Perfetto, Simone Gimbro del DG, poi andiamo a concludere, perché allora ricordiamo anche tutti coloro che hanno mandato le mail e non abbiamo fatto tempo a leggere perché sono là, avevo tantissimi messaggi, e giustamente la nuova dice Giorgio, faccio uno, faccio l'altro, vivo bene, altrimenti il nuovo dice non ci crede. Abbiamo fatto il record. Sì. Allora vi dico subito. Il numero di messaggi arrivati e non abbiamo fatto tutti. È 600. Ecco, 600.
anche oltre, sì. Perché cominciano ancora da leggere. No, mi dispiace per le mail che non riesco a mandarle sempre in onda, perché i messaggi veramente sono tantissimi ed è difficile starci dietro. Perfetto, no, poi qualcos'altro. No, magari la prossima volta le leggiamo, facciamo una pausa mail e leggo un paio di mail. Va bene, decidi se la mano dici che lui credo di scegliere la funzione di me. Se lui deve bene stare, non faccio. Ma che veramente. Gingo, bravo, gingo delle PC Sport e poi. Perché sono di Stefano con l'italiano? No, sono un commentare. Sui messaggi, stai di mettendo sui messaggi? Mi sembra così simpatico Simonini. Tu dici che sei simpatico? Perché? Ma perché? No, a pelle. A pelle, sì. Non è che alla piani ci faceva diventare matti lui. Io mi ricordo vagamente di un grande mercante. Grazie, pensavo di diventare matti lo stesso. Dai, il prossimo turno e chiudiamo, vediamo dove andranno a giocare le nostre squadre. Sabato ricordiamo il Padova gioca a Grosseto, sabato 15 settembre abbiamo le due per andare via con l'LCB. Poi vi ricordo che il Cittadella gioca in casa con il Piacenza, mentre il Vicenza va a giocare a Crotone. Questi sono gli scordi e la Triestina gioca in casa con la Lipa, che mi sembra può essere andato male. Siamo per la chiusura, ricordavo il 24 volevo soltanto dire che il 24 ottobre a Mestre Venezia il Panathon regionale, i coni regionali, il Panathon provinciale, i coni provinciali firmeranno la dichiarazione di Gandia sull'etica dello sport giovanile, e questa dichiarazione è stata già sottoscritta e approvata in sede ONU, UNESCO, delle federazioni FIFA eccetera, e in Italia la prima squadra che l'ha sottoscritta è il calcio Palo. Perfetto, io ringrazio Antonio Mazzagatti, grazie di essere con noi, grazie a lui per il piccione del Brasile, va bene? Esatto. Ringrazio Renato Zanavolo, presidente del Palo, Fulvio Simonini, grazie di essere intervenuto. Buonasera a voi. Buona serata, tanti messaggi, hai avuto la fortuna di condividere. Che era Andrew da vicino con tutte le sorelle, non è cosa di tutto il giorno, sto scherzando, non spiegare come vince la Bruxelles. Come vince la Bruxelles, è una bella cosa, grazie Stefano Raider. Grazie a Ricci, come vi parlo di ora, cosa ti dico? No, non volevo dire sulla trasmissione, la dico adesso, che sembrerebbe che in tribuna domenica sia stato avvistato Lippi. Perfetto. Per seguire. Italiano, poi detto questo ci mancava, saluto Giorgio Maurizio, all'italiano e tutta la squadra ovviamente, fateci sognare così fino alla fine di maggio, che allora può andare bene. Detto questo saluto un momento. Saluto tutti i nostri telespettatori, ti ricordi Giorgio Cosa? Volevo ricordare che il Palo ha vinto perché mi ha dato il braccio ai giocatori del Palo. Vuoi mandare un altro anche per la tua? Certo, ne mando un altro ancora più caloroso a tutti i giocatori, al presidente Cessaro e forza Palo sempre. Perfetto, saluto il presidente Corazza, vi ricordo che se non vi siete stancati di averci visto questa sera, all'1:30 più o meno c'è la replica. Ciao a tutti.